Ciao Grigliare Duro Crew, oggi rivisitiamo il vitello tonnato. Andate qui, bello, rosa, non troppo al sangue e non troppo cotto. Ciao ragazzi, oggi facciamo una versione al barbecue del vitello tonnato, ma senza vitello e con una salsa tonnata, diciamo, non originale. Tanto mi sono già preso insulti dai toscani per la fiorentina, dai sardi per l'agnello. Adesso tocca a te Piemonte, vi voglio sentire tutti. Scherzi a parte ragazzi, a me il Baltimora Pit Beef è una preparazione barbecue che mi piace particolarmente e ho pensato oggi di farla in un modo diverso. Al posto di farci il classico panino con salsa tiger e cipolle, ci facciamo un bel roast beef, in questo caso di manzo, quindi non è vitello, è manzo, segnatela Piemonte, e ci facciamo una bella salsa tonnata sopra e ci facciamo questo bel piattino fresco per l'estate che però è tanto tanto buono. Partiamo subito con la nostra ricetta. Coltello disosso in mano, qua bisogna trimmare duro. Via tutto il grasso, tutte le silver skin, coltello bello affilato perché qua bisogna lavorare di fino. Anche con un coltello bello affilato, comunque il lavoro è sempre tosto. Trimmato il magatello, andiamo a metterci un filo d'olio. Su tutti i lati. Rub, bistecca perfetta a grigliare duro, che per questo tipo di preparazioni è perfetto. Massaggiamo per bene in questo modo e siamo pronti per andare in griglia. Per la cottura del nostro Baltimora usiamo il nostro bel Broil King Monarch, tre fuochi. Un fuoco è già acceso, gli altri due li ho spenti, in questo modo andremo a fare la cottura in diretta e adesso andiamo a prepararci il tubo per affumicare. Abbiamo messo dentro mezzo tubo di chips di faggio, in questo modo lo andiamo a accendere. Ok, come vedete, anche se non lo carico totalmente, io il tubo posso accenderlo, non è un problema. L'unica cosa è che appunto devo accenderlo dal lato perché non posso accenderlo naturalmente dall'alto. Una volta che è acceso e la fiammella ha bruciato per un minutino circa, prendo e mi appoggio il mio tubo nella parte dove non andrò ad appoggiare il cibo naturalmente, ok? Posso lasciarlo appoggiato direttamente sui fuochi o leggermente spostato. E di qua ci mettiamo la ciccia. Chiudiamo il coperchio e adesso dobbiamo lasciarlo affumicare circa 150 gradi la temperatura del barbecue fino a che non raggiunge la temperatura interna che desideriamo. Se lo vogliamo bello al sangue lo teniamo intorno ai 48 gradi, se lo vogliamo più verso la cottura media possiamo tirarlo giù anche a 55. Nel mentre che il nostro magatello cuoce e affumica lentamente, prepariamo la salsa tonnata. Per gli amici piemontesi non è la ricetta originale, quindi tranquilli. 200 ml di olio di semi di girasole, un uovo intero, lo apriamo. Pizzichino di sale, ho messo fuori tutti gli ingredienti, Daniel, quello più importante ho dimenticato, il tonno. Prendiamo frullatore immersione, lo andiamo a mettere con la parte del lame che attacca il fondo e azioniamo. Una volta che ha iniziato a formarsi la maionese, sempre azionando il mini pimer, piano piano iniziamo a salire lentamente emulsionando bene tutto l'olio. Quindi una volta che non vedete più l'olio, la maionese è pronta. Una volta che abbiamo preparato la nostra maionese è apparso magicamente il tonno, quindi andiamo a unire tutti gli altri ingredienti. Tonno, paio d'acciughine, un po' di capperi e qualche cipollina. Quando faccio la maionese, non la salsa tonnata, aggiungo un goccio d'aceto. Qui mettevo già le cipolline, quindi non c'è problema. Se fate una maionese per accompagnare del pesce, potete metterci del succo di limone o anche lime. Frulliamo tutto insieme e la nostra salsa tonnata è pronta. Bene ragazzi, il nostro magatello è pronto, affumicato alla perfezione, senza farlo rosolare poi in cottura diretta, come vedete ha già fatto la sua bella crosticina.
Io l'ho portato a 55 gradi, l'ho fatto adesso raffreddare. L'ideale sarebbe avvolgerlo nella pellicola e lasciarlo una bella notte in frigorifero, così bello freddo lo affettate, che è una meraviglia. Meglio ancora ad affettatrice se non siete super mega avvezzi del coltello. Tagliamo a metà e vediamo come si presenta all'interno. Guardate qui, bello, rosa, non troppo al sangue e non troppo cotto. Questa secondo me per il Baltimora è la cottura perfetta. Bene ragazzi, quindi adesso andiamo ad affettare bello sottile. E ora passiamo alla composizione del piatto. Quindi prendo le mie belle fettine di manzo. Zac. Prendiamo salsa tonnata, qualche capperino e voilà, guardate che bellino, il nostro bel piatto è pronto.